arrivato la Franchi col panino. Hai visto? Mamma mia, come sei bravo. Grazie signore. Ma cosa facciamo qua? Tu ti metti là? Io mi metto là di fronte a te. Mamma mia, di quinta. Ma noi facciamo vedere che mangio il panino, non frega niente, assolutamente, anzi. Fa nic nic. Accordiamo che sa chitarra è inaccordabile. Ah. Io non sono una persona che fa la televisione. Volevo mettere subito in chiaro le cose. Io spesso ho attaccato televisione, ma sempre in modo critico, nel senso cercando di tirar fuori comunque un utile da questa critica, perché all'interno di un dibattito non è che mi metto a sputare sulla televisione, che è il piatto in cui mangio. La musica è una nemica della televisione, la musica proprio non c'entra nulla con la televisione, perché la musica è bella e soprattutto si ascolta più volte. La musica vorrebbe essere così capace di essere adatta alle situazioni come la televisione è, ma la televisione vorrebbe tanto essere profonda come la musica, cioè nel senso che tutte e due hanno qualcosa che manca, da cui dall'altra possono imparare, però poi secondo me vince alla fine, vince la musica in televisione. Italian Songbook è quindi un lavoro sulla, una ricerca sulla musica italiana. Il contrario di quando si fanno i dischi di cover tradotte. È proprio esattamente il contrario. Cioè erano le canzoni che i grandi traducevano dal repertorio italiano. Io mi sono messo a fare sta ricerca a un certo punto e da cosa nasce cosa è saltato fuori un panorama, un universo di musiche italiane ma con una loro vita al di fuori dell'Italia. I casi più eclatanti sono quelli delle canzoni che effettivamente sono state ascoltate da Elvis, per dire, gli piaceva, ha desiderato un testo in inglese, ha soldato un traduttore e ha detto voglio cantare quel pezzo. Quindi c'è la versione italiana che è originale, come nel caso di questa qua, di Pino Donaggio. Siamo qui, noi soli, come ogni sera. Don't have to say you love me, just be close up. You don't have to say you love me, I will understand. C'è la canzone che è stata un grande successo italiano. Consapevoli di questo, gli autori hanno tentato di smazzarla all'estero. Here in a little room. It's a dreamy world we love in. Stars fall and flowers bloom. Alberi infiniti quando sei qui vicino a me. Questo soffitto viola all seem to disappear. This room is filled with willows. Heaven is oh so near. Non mi ricordo. In Italia la musica è proprio la rappresentazione esatta di come la cultura non si riesce a produrla di prima mano, ma è sempre di sentito dire, oppure di arriva dopo, oppure copia un'altra cosa. Cioè non ha il potere di imporsi e infatti non è nel dibattito internazionale. Invece all'estero è il contrario, almeno nei paesi anglofoni c'è l'abitudine a coltivare la diversità. La musica è più viva, è più presente, dalla famiglia alla strada, al bar, ai luoghi proprio, al concerto, anche Palazzo Reale, la regina organizza il concerto, cioè si va Elton John, no, qui da noi chi lo organizza il concerto? No, nessuno. Berlusconi con la picella. È una grande, secondo me, epoca di rumore non riconosciuto come tale. Il rumore è un indicatore dell'esistenza ed è anche poi modulabile. A quel punto può essere trasformato in musica, ma bisogna riconoscerlo prima.
Non riusciamo a riconoscere il rumore. Secondo te riusciamo a riconoscere le canzoni belle da quelle brutte? Siamo intossicati di delirio sonoro. Quindi c'è poco qua da fare. Cioè, il problema è riuscire a svuotare prima tutto. Per esempio, con il mio disco cosa ho fatto? Non è che c'è l'ambizione di dare ordine, perché è impossibile. Però ho detto, facciamo finta che gli ultimi 30 anni di musica non siano esistiti, perché hanno creato soltanto un disastro sempre meno, sempre più in fondo siamo andati. Ripartiamo da dove la musica italiana aveva qualche senso, ricominciamo da lì, facciamo finta che ci siamo sbagliati negli ultimi 30 anni. Da io mi confronto tranquillamente con chiunque faccia il mio mestiere e lo considero un artigiano della musica, senza il timore riverenziale, ma con la voglia di imparare da un maestro. Cioè, la idea che la cultura sta nelle teche di vetro e non può essere presa in mano e riutilizzata è un'idea fascista e rigida. Perché lavoro con le trilogie? Perché mi fa ridere, fondamentalmente. Mi sembra una presa per il culo di quelli che fanno le trilogie. E quindi la trilogia chimica è quella dei Blue Vertigo, tre dischi che parlano tutti e tre di sostanze stupefacenti. La trilogia dell'invecchiamento precoce comprende Canzoni dell'appartamento, un album assolutamente stanco, poi Non al denaro, non all'amore, né al cielo, addirittura Morto, da Folle. Adesso siamo nell'epoca dello straniamento, cioè io non ci sono più. È il primo disco dove io non suono nulla, cioè in genere suonavo tutto, non c'è una via di mezzo, cioè, suono tutto o non suono nulla. Mi piaceva l'idea di proprio l'esperimento, di fare un disco da cantante. Così i cantanti fanno così, normalmente, io li ho sempre presi per il culo, no? Tipo, sì, Robbie Williams va alle Bahamas e poi dopo va in studio a cantare i pezzi, tanto i dischi li fa qualcun altro. Io mi sono sempre detto, io vado in miniera. I Blue Vertigo avevano già deciso di sciogliersi ancora prima di nascere. Cioè, Blue Vertigo si sono messi insieme una volta in taverna da casa mia, quando abitavo da mia mamma. E abbiamo fatto un piccolo prospetto, no? Se facciamo un gruppo, mi raccomando, sciogliamoci dopo tre album e un Greatest Hits, cioè, perché sennò non siamo un vero gruppo. Cioè, se ci sono dei progetti da proporre, e i Blue Vertigo esistono come entità astratta, i Blue Vertigo possono fare anche dei dischi volendo. Guardami, allora, i capelli sono naturali. Prova ne è la ricrescita, che è esattamente tal quale. Allora, non è che io li avessi tinti per coprirli, però è capitata la coincidenza che mi venivano fuori i capelli bianchi proprio negli anni in cui io comunque mi sarei tinto i capelli. Poi adesso sono anni in cui comunque me li sarei lasciati naturali, perché non c'ho più voglia di tingermeli. Non c'è un pensiero su sti capelli. C'è semplicemente una, a volte, divertimento a fare le forme strane. Io sono veramente nato con la giacca. Io ho avuto un'educazione di mio papà che era molto vanitoso e aveva questa... gli piaceva andare dal sarto, far confezionare i vestiti, parlare dei vestiti, per cui, cioè, mi ha trasferito un po' questa cosa, anche nonostante che... cioè, era uno che si lavava con il sapone dei meccanici, no? Con quella pasta, un uomo di altri tempi che si scaffava su proprio dopo barba, via con tutti i tagli della barba, cioè non è che mi sentesse le creme o cose del genere. Mio padre era comunque molto elegante, passava dal paninaro al... però il paninaro quarantenne era diverso che il paninaro ragazzo, cioè il paninaro quarantenne era proprio una scelta veramente di, come dire, c'è la Stone Island, c'erano le Timberland, cose anche belle anche da un punto di vista di tessuto, no? Erano, non so, poi c'erano anche delle schifezze, ma mio padre non si metteva il giubbotto Levi's col paperino disegnato dietro. Lui aveva fatto trasformare l'abito di matrimonio in uno smoking, e la cultura dello smoking subito mi ha fatto sapere che cosa fosse uno smoking, cioè l'abito da sera dell'uomo, ok? Per cui, cioè, a me poi piaceva farmi confezionare lo smoking, e io ero bambino, cioè, fammi fare lo smoking. Allora ci facevamo fare lo smoking e io lo mettevo a scuola, perché mi piaceva dissacrarla questa cosa. Quindi ho cominciato subito a giocare comunque col vestito, no? A utilizzarlo, a usarlo come un'altra roba. L'artista, volente o nolente, non c'entra un cazzo con la realtà, perché in realtà la realtà lui la rappresenta. Però deve avere anche una distanza notevole per poterla rappresentare, perché se ci sei dentro non riesci ad essere così, cioè, capace di descrivere il quadro della realtà. Quindi, cioè, un po' sei dentro, un po' sei fuori, però devi tenere, diciamo, il piede in due scarpe. Io credo veramente che il lavoro che mi sono scelto e che mi sono comunque sudato con lotte, combattendo e anche con grandi sofferenze e grandi sacrifici, è il lavoro più bello del mondo. Cioè, io mi sento un uomo libero e mi sento felice. Cosa vuoi più di così? Arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamoci
con una stretta di mano da buoni amici sinceri. Ci sorridiamo per dirci, wow,